sopra il luogo ieri mattina per verificare le condizioni della circonvallazione della zona industriale della SP46 Ispica Pozzale e dello svincolo autostradale della Siracusa Gela. All'incontro erano presenti il dottor Giammalva, componente del gabinetto dell'assessore regionale onorevole Aricò, gli onorevoli Di Pasquale Abbate, il sindaco di Ispica Leontini, l'ingegnere Sinatra del Libero Consorzio della provincia di Ragusa, il dottor Di Pasquale del Genio Civile di Ragusa e consiglieri assessori del comune di Ispica e Pozzallo. Ci si è impegnati, spiega in una nota il sindaco Roberto Amatuna, dopo una quantificazione delle spese, ad approntare immediatamente un progetto di messa in sicurezza della circonvallazione per riaprirla il più presto possibile e impegnare l'assessore ad inserire il progetto dell'ammodernamento della SP46 Pozzallo-Ispica nella programmazione dei fondi FSC. Infine si è sollecitato l'assessorato regionale all'infrastruttura ad intervenire presso il CAS per indire immediatamente un bando di gara per la messa in sicurezza del tratto autostradale che dallo svincolo autostradale sporta fino alla circonvallazione della zona industriale, perché già in possesso del finanziamento di 3,5 milioni di euro e del progetto definitivo. Speriamo, conclude il primo cittadino, che all'incontro di oggi seguano fatti, anche perché è trascorso quasi un mese dalla chiusura della circonvallazione senza alcun tipo di risultato. A tal proposito il parlamentare regionale PD Nello Di Pasquale sottolinea come saremo presenti e vigili nel sollecitare questi interventi affinché siano fatti il prima possibile. La città di Pozzallo non può subire ancora altri ritardi.